io porto i saluti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia e di tutti gli ingegneri. L'incontro di oggi mi pare particolarmente importante e significativo anche per ricordare i 1600 anni, ma della nascita della nostra città, e eccolo lì, 421 del 2021, e poi ricordare appunto l'evento della ricostruzione del campanile. Tra l'altro, prima parlando con qualcuno, ricordavo l'importanza della manutenzione, perché i problemi che ci sono nelle opere che riguardano le nostre città in generale riguardano proprio la manutenzione, perché a costruire, diciamo così, è facile fino a un certo punto, ma è facile mantenere, invece, è molto importante. Quindi mi riallaccio a quanto diceva prima il procuratore Garottini sull'importanza della manutenzione, la manutenzione che deve essere continua. Una delle cause, forse la principale, del crollo del campanile fu appunto una carenza negli interventi di manutenzione. Poi, e questo va insegnato a tutti noi naturalmente, ma specialmente ai ragazzi e ai bambini, perché sono il nostro investimento sul futuro, e quindi è importante fargli presente anche questo aspetto, oltre agli altri, oltre al ricordo della ricostruzione del campanile, oltre al ricordo della nascita di Venezia, insomma tutto un insieme di singoli, di fatti concreti che devono essere ricordati ai nostri ragazzi, ai nostri bambini. Quindi credo che gli ingegneri molto felicemente saranno concordi e parte attiva nell'insegnare, nell'accompagnare meglio i bambini nella ricostruzione di un piccolo campanile di 2 metri che non comporterà grandi sforzi ingegneristici, ma è un investimento molto forte sul futuro nostro e di tutta la nostra città.